Non sono i talebani a preoccuparci, ma l'ISIS, sono le parole dell'alto rappresentante per la NATO in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, secondo cui i talebani devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo e non ce l'hanno, non per colpa loro, ma perché è crollato il sistema sicurezza del paese. Dovremmo impegnarci con i talebani, ma non significa riconoscimento, si tratta di un impegno operativo, ha detto l'alto rappresentante dell'UE Borrell. Per il ministro degli esteri Di Maio, le risorse mobilitate per le politiche migratorie in Afghanistan vanno inserite in un'ampia politica migratoria UE. Bloccati gli aiuti umanitari nel Panjshir, la denuncia arriva via Twitter dal vicepresidente del governo afghano, spodestato dal mullah. Qui, dice, sono stati tagliati i collegamenti telefonici ed elettricità e i talebani non permettono l'arrivo di medicine. I talebani stanno commettendo crimini di guerra, aggiunge Saleh, che si definisce come legittimo presidente ad interim. Ripresi intanto i voli interni all'aeroporto Kabul, lo ha confermato l'emittente afghana Ariana dopo che Al Jazeera aveva anticipato la notizia citando un funzionario dell'aviazione civile afghana. Ma chi era il kamikaze dell'ISIS-K che lo scorso 26 agosto si è fatto esplodere all'aeroporto di Kabul? Si tratta di Abdul Rahman Al-Longari, liberato, comunque fuggito da una prigione afghana dopo il crollo del governo filo-occidentale di Ashraf Ghani. Dopo la presa di Kabul, nel giorno di Ferragosto, i talebani avevano liberato migliaia di detenuti dalla prigione. Secondo fonti locali, tra questi c'erano anche miliziani dell'ISIS e Al-Qaeda. Il nuovo governo talebano dell'Afghanistan dovrebbe essere svelato nella giornata di sabato.